Bella a tutti ragazzi, benvenuti qui oggi a un video di Z-Raptor. Oggi siamo qui per parlare dello stregone, per una build che ultimamente, recentemente, ho visto molto usata, sempre di più, soprattutto per quanto riguarda le prove di Osiride. Oggi parliamo dello stregone da vuoto, ramo alto, che gioca in particolar modo con il dardo astionico. Ragazzi, avete seguito recentemente le prove o anche le live, avete visto che dardo astionico è uno dei miei incubi maggiori ora che si va in prove, perché è difficilissimo da evitare, soprattutto se caricato con il ramo alto, perché vi ricordo che con la nuova ramo alto potete sovraccaricare la granata. Tenendo premuto il tasto della granata la sovraccaricherete, e nel caso particolare del dardo astionico avrete un dardo capace di inseguirvi per oltre 45 metri. E non so se vi rendete conto, 45 metri è praticamente metà mappa. Per recuperarne l'energia il più velocemente possibile, ovviamente andremo a giocare con 100 di disciplina e con rocca controversa. Rocca controversa è quella solita che non solo ti permette di subire meno danni mentre carichi la granata, ma inoltre se itta ti restituisce fin da subito energia della granata. Inoltre, rendendola da stasi, potremo sfruttare al meglio anche la mod ripartenza delle granate, che ci basterà quindi lanciare la granata per ricevere energia della stessa. Tutto ciò se ci aggiungiamo ovviamente mod bombardiere, ci aggiungiamo poi sull'elmo invece polvere alle armi, potremo ridurre i cooldown delle granate super di quello che più vogliamo. Tutto ciò invece come armi, andremo a sfruttare un po' delle armi con demolitore. Io purtroppo ho cercato nell'inventario, non ne ho tantissime che sfruttino demolitore, però ho trovato questa bellissima mirretta Ikelos, e perché non sfruttare, dato che a breve con la season nuova verrà nerfata, potete anche giocare magari con un pompa, magari un pompa slug, un accompagnatore, se volete proprio giocare in maniera aggressiva, insomma decidete un po' voi. E lo andremo a provare subito in game. Vi ricordo che in descrizione trovate il link al canale Twitch, signori, live ogni sera dalle 21, carichi per la prep della nuova espansione. Valle infinita, andiamo su Valle infinita. Mi piace che si chiama Valle infinita e poi è 3x3 come grandezza. Però insomma, mi piacciono gli ossimori che fa la Bungie quando mette i nomi alle cose. Raga, eccoci qua in game. Per una volta mi rivedete con lo stregone. Ogni tanto, raga, ogni tanto ricapita Z-Raptor con lo stregone. Sono cose che capitano. Oh, mi carico una granata, gliela piazzo là, guardalo. Guarda lì. Avessi ucciso uno, raga. Dai, raga, oggi con lo stregone perché, raga, sono innamorato dei dardi assionici. Ora, non mi prendete per matto. Cioè, sono matto, ma non così tanto. I dardi assionici, raga, sono fortissimi. Magari in quick play un po' meno di altra roba, però, tia. Colpiscono sempre il loro bersaglio. Aiuto! No. Vi assicuro che se li provate in prove o in comp, sono un'arma micidiale. Vi permettono al 90% di confermare una kill. Ma che cazzo stava a fare? No. DMT no, grazie. Poi lasciate uno one shot, boom, ci pensa il dardo assionico, perché il dardo assionico gliene frega un cazzo. È come i testimoni di Geova, te insegue fin quando non mori, fin quando non spiri. Ti viene a bussare a casa tutti i giorni, tutte le porte, perché poi tu gli hai detto che te ne frega un cazzo, lui viene lo stesso. 45 di metri di range, raga, è casa mia praticamente. Guardalo, guardo. Bella. È un one shot. Ragazzi, ci avessi degli alleati con delle funzionalità motorie, non ci avessi l'alberi, porco due. Sto giocando in squadra con i bonsai. Guarda che te lo fai, perfetto. Pozzettina, ricarichiamo il dardo. Pronto a piccare col dardo. One shot, let's go, baby. Allora, sono spariti tutti. Mio. Volevi, mamma mia. Che bello il sorte fatale, raga. Non l'ho mai usato tanto perché non è che sia proprio il roll più bello della vita, però. Vabbè, raga, però, cioè, dai. Almeno su Valle infinita. Ma volete farli due passettini, che porco due. Io credo che poi a 30 anni sarete tutti morti. Fateli due passettini. Vieni qua. Vaffanculo. Bomba nova. Copierà qualcuno. Mica è come quella The Fly. Vate retro, Satana. Mi batte gioco con lo stregone, raga. È sempre strano prendere il feeling di questa classe. Guardalo. Beccate sta pignatta in fronte, va. Col cazzo, granata là, guardalo. Quello ci muore, quello ci muore. Ho detto, raga, benvenuti al 100 di disciplina dardo assionico. Mi piacerebbe. Date retro. Perché poi col gruzzolo aiuto sempre? Perché non potete giocare con delle armi normali? La mia tesegua rota. Questo qua, dardo qui, all'angolino. Lo vedi, lo prende. Chi sono io per non accettare questo dono divino di queste bellissime munizioni pesanti?
come morire in serie da 19 per colpa di Lemon Arc. La gente mi viene commenti, ma ognuno usa quello che gli pare. No, te usi l'arco, sei stronzo, non è che te usi quello che ti pare. Usi l'arco non perché ti piacciono l'arcieri o qualsiasi altra cosa, perché ti piace vedere le persone soffrire, raga. È così. Oh yes. Pozzettina per caricarmi le granate, perché raga qua è tutto un ciclo, c'è un bombardiere, siamo di partenza le granate, qua raga c'è una granata praticamente sempre, ogni 20 secondi nemmeno. Guarda per te, guarda per te, bomba nova, quello con le monarche, sì, guarda che lo pio. Oh, let's go. No, 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 per favore. Guarda per te, let's go, mi ha messo caricatore assassino. Mamma mia, pozzettina, ricarichiamo il dardo. Volevi con la stati, affanculo Kiko, becca adesso di bag, te e le monarche, stronzo. Quest'altro vi lancia granate, ma perché tutti con sta roba strana? Let's go, siamo riusciti a portarcela a casa. Stavano un po' fermi allo spawn a fa baldoria, però insomma, una partita carina, decente. E avremmo, penso, tirato una quarantina di granate come minimo. Ma parlando di cose serie, perché Dardo Assionico all'improvviso è diventato così utilizzato? Vi assicuro che su PC ne vedo veramente tanti. Un po' perché ovviamente hanno reworkato le, come si dice, le super. Quindi la gente sta esplorando nuove vie, tra cui la via della bomba nova. Olè. Volevi. Un po' perché in realtà c'è stato anche un aggiornamento e un weekly legato alle granate, ai cooldown delle granate. Hanno reworkato tutti i cooldown delle granate, tra cui il Dardo Assionico, che ne è uscito veramente tra i più forti. Ha un cooldown già basso di sue. E grazie a Rocca Controversa, a tutte le mod possiamo non solo spammarne una cifra, ma poi pensarci, quando è che noi utilizziamo una granata? O per ingaggiare un fight, o per rimuovere magari una barriera, una pozza per negarla, oppure per confermare una kill. Tu lasci una persona one shot, quello scappa, proverà a scappare, a nascondersi dietro l'angolo. Tu lanci la granata per confermare la kill. Ecco, col Dardo Assionico state sicuri che al 90% riuscirete ad ucciderlo. È veramente difficile scapparne, e anche se riesci a scapparne ti esponi ovviamente ai colpi. Cioè, se lui si mette dietro l'angolo e tu gli tiri un Dardo Assionico, lui evita il dardo, si muove, ovviamente lo puoi finire sparandogli semplicemente. Io vi assicuro di dargli un try, secondo me è veramente forte, poi appunto facile da utilizzare, gli basta lanciarlo e ci pensa tutto lui, insegue le persone. Granatina, andalo, tutto mio. E per favore, piano con questi cecchini, raga, io gli sto a lasciare le bandiere, ma questi ne piano, non si inculano per niente. E qua che è one shot. Quello c'è muore, ve lo dico io. Basta smezzarlo dalla vita e sicuramente da Dardo Assionico finirà il lavoro. Bomba nova. 3 da 20, signori. Raga, più che lasciargliele prendere, le hanno completamente ignorate. Cioè, volevate proprio perderla. Manco lasciandogliele bandiere le piano. Ma a sto punto, ma togliete dominio, togliete controllo. Tanto a nessuno gliene frega un cazzo delle bandiere, no? Rimettetemi supremazia. E giochi a scontro e la gente campera perché non c'ha le zone, non c'ha punti di riferimento e non riesce a capire dove spawnano gli altri. E vai in controllo, riesce a capire dove spawnano gli altri, ma nessuno pia le bandiere e finisce sempre in pietà. Decidetevi una buona volta. E dai, tu. Ma basta questo Gruz, ma non ve ne ho per caccia. Cioè, io lo capisco uno che usa lo Jotun. Almeno mi rispari. Ma il Gruz lo hai dopo Orco 2, no? Che devi sparare per terra e aspettare che qualche stronzo miope, un po' dislessico, rincoglionito che sta a guardare per aria, ci finisce dentro. Ma perché? Non lo so quante persone ci sono là dentro. Quello è appena passato col Gruz lo hai. Pure questo c'è il Gruz. Ma quanti ce ne sono? Vieni qua, dammi carico d'assassino, mi rianchi. Vabbè. Ce ne sono, raga, ma ce n'ho 3 contro di gruzzoli aldi. Vabbè. Ti prego, viammela di in faccia. Oh, sì. Sì, sì, aspetta che mi pia, Dammi qui, vaffanculo. C'è un altro dietro? Scusate, devo un attimo recuperare la vita. Disavventura. Quanti? Fare in culo, dai, su.
Hanno abbandonato. Cioè, credo che dai ragazzini vanno abbandonato sul cavarcavia. Lo sapevano già. Lo sapevano già. Vieni qui. Sparito. Succhiatevela tutta, mamma mia. Vi voglio vedere sdraiati su un tavolino a pippavvela. Allora, ci ho caricato l'assassino. Quello ci muore, lo dico io. Datemi sto armi della luce, datemi ste sferette. Mamma mia, ma quanto leva armi della luce, oh. Raga, io sto game ve lo metto nel video. Mi frega un cazzo. Così vedete che cosa devo combattere. Perché poi la gente mi arriva a scrivere: ma tu trovi solo lobby belle. Ma dove le trovi queste lobby? Dove le trovo queste lobby, porco due? Alla PAM le trovo, porco due, per quanto fanno cagare. Quello c'è muore. Basta togliergli un po' di vita. E quello al 99% muore. Perfetto. Ti inseguono, porco. Ti vengono a trovare a casa. Ti giuro, raga. Dov'è? È un video tranquillo, sai? Bello. Mamma mia. Tra tutti una mosca bianca. Giustamente. E io non so che sta succedendo. Stanno tipo ultando tutti insieme. Pare la domanda che mi faceva mia madre: ma se l'amico tuo si butta da un precipizio, te butti pure te? Ma se l'amico tuo urta, urti pure te? Quanto pare sì. Dai, è là dietro con lanciagranate, certo. Oh, devo ricaricare. Mai, non mi avrai mai vivo. Ah! Pure quest'altro con DMT. Gruzzolo, arido, DMT, salva del recuperante, vi prego. Vi prego, io impazzisco. Io impazzisco, se tutti i game sono così, però. E insomma, signore, la vanno a vincere in faccia, in culo, a sti stronzi qua. Avete rotto tutti quanti al cazzo. Avete tutti rotto il cazzo. Basta. Oh, 45 kill, alla fine l'abbiamo fatta, insomma, cioè... Capite che se usavano delle armi decenti, normali, sarebbe stata molto meglio? Signori, per il video di oggi è tutto, spero vi sia piaciuto, fatemi sapere che ne pensate. Ovviamente questo è il meta che secondo me è adesso, poi ovviamente con la nuova espansione. E lo andremo ad analizzare insieme più avanti. Qui da Zeraptor è tutto, ci vediamo al prossimo video. Bella!